Amendola? Stress. Il dottore ha detto sei stressato, non puoi fare tre produzioni. Amendola sta facendo anche allora, altre cose. Allora, c'è una maledizione che aleggia sulle Iene. Sì. Ecco. Chi la fa l'aspetti, quindi è giusto che dopo tante maledizioni e tante... cose che hanno fatto passare agli altri, anche loro subiscano, è come la maledizione di Tutankhamen. Tutankhamen, quella è brutta, però, questa, No, ma nel senso, cioè, chi va lì, tu senti Alba, ci hai mai lavorato con Davide Parenti? Come no, certo, lo conosco anche abbastanza bene, benissimo. Sì. Direi. Lo descrivono come una persona abbastanza tostarella, è possibile? Tostissima, non è tostarella, e poi è molto protagonista, nel senso che, per esempio, una volta io ho stato a parlargli anche perché mi sarebbe piaciuto. Per le Iene, secondo me, è un altro, diciamo, un po' misogeno col cacchio che ci metteva a me alle Iene. Vanno benissimo personaggi, diciamo, più lui vuole la donna giovane, leggera e tutto quanto. Sì. Leggera nel senso che voglio dire che non ha che una. Deve essere dopo l'avventura se n'è ben guardato dal mettere un'altra donna protagonista. Sì. Poi a rotazione, Luca e Paolo. Per me ha fatto malissimo levare Luca e Paolo perché io trovo Luca e Paolo i più bravi di tutti in assoluto. Però avevo... forse per quello che hai detto te, gli facevano un po' ombra? Forse? Lui alla fine lui vuole essere protagonista, capito? Cioè, a differenza di Grillo, che non ha Grillo, scusami, a differenza di Ricci, ho fatto un lapsus freudiano perché poi sono amici da sempre. Sì. E a differenza di Ricci, lui è uno che non è in grado di fare, evidentemente, di accettare che i protagonisti del suo programma. Guarda, questa sindrome ce l'aveva anche. Stavo dicendo Baglioni, questo lo dice lunga sul mio rincoglionimento. No, di chi parla? Buon compagni, uno sì. che crea dei giochi meravigliosi di trasmissioni e quando tutto funziona al meglio, quando la gente ci ha preso gusto, quando il programma è all'apice del successo, vedi con me, con Macao, vedi Chiambretti, con Chiambretti c'è, lui riesce a litigare con il conduttore perché non gli sta bene che il successo sia tutto attribuibile, attribuibile al conduttore. Quindi io credo che Parenti in qualche maniera soffra della stessa sindrome. Invece sono molto contenta di quello che sta succedendo sul processo di Via Poma. Forse anche perché io ho sempre sostenuto che secondo me lui non aveva nessuna attinenza, ma tra l'altro il fatto che lui non avesse nessuna attinenza con la colpevolezza mi sembra dimostrabile non tanto dal DNA quanto dai fatti che erano assolutamente contrari alla sua colpevolezza. E questo lo dice anche il famoso criminologo Lavorino che noi interpelliamo ad ogni piede sospinto. Ecco, si parla allora di io ve lo spiego in tre parole. Sto facendo una diretta radio, sto spiegando perché c'è una persona che vuole un autografo. No. Allora ti spiego il perché. Allora io ho seguito molto bene il caso di Via Poma. Nel caso di Via Poma, dopo l'uccisione di Simonetta Cesaroni, il fidanzato insieme alla famiglia, che lo chiamò perché non riuscivano a rintracciarla, dovettero domandare, praticamente cercare l'indirizzo, perché nessuno sapeva esattamente dove lavorava lei, tantomeno il fidanzato. Ora spiegatemi perché uno che in teoria non avrebbe neanche dovuto sapere l'indirizzo di dove lavorava la signora Cesaroni, per quale motivo avrebbe dovuto poi cercare da quel posto di far sparire il cadavere, perché il cadavere era in fase di occultamento, nel senso che erano state fatte delle pulizie, no? E fu per questo che fu accusato il portiere, effettivamente erano state fatte delle pulizie. Allora, perché uno che in teoria non dovrebbe neanche sapere, non era mica a casa sua, per quale motivo lui avrebbe dovuto pulire e portare via il cadavere da un posto dove lui non aveva neanche... Semmai avrebbe chiamato la polizia, no? Tutto sommato doveva fare quello. Semmai, niente. Beh, se ne andava, lui con quel posto non c'entrava niente, lui non sapeva neanche che posto era, eccetera, eccetera. Poi il DNA è troppo vago per essere un indizio veramente su Reggiseno, su questo lo posso confermare. Posso confermare che io non sono una vunciona, ma il Reggiseno non lo lavo tutti i giorni. Anche oggi che ho 50 anni, voglio dire, lo metto un paio di volte, figuriamoci una ragazza alle epoca di insomma questi recensioni leggere e tutto quanto, quindi non era un indizio. Poi come vedete ne sono venuti fuori altri e poi soprattutto c'erano altre persone che avevano ben motivi più seri, in più questo non era notoriamente innamorato di lei, di conseguenza quello era il tipico delitto sostanzialmente passionale, di impeto, tutto quanto, che allora uno che non è innamorato di una non la va a trovare sul posto di lavoro che in teoria non dovrebbe conoscere, poi chissà per quale motivo l'avrebbe dovuta uccidere a coltellate quando era lei che era dipendente da lui e
sì, non viceversa. Mm-hmm. Era lei che lo cercava, era lei che lo perseguitava, era lei che voleva a tutti i costi avere una storia importante con lui. Quindi un delitto d'impeto in quel caso lì non è giustificato, perché non è come la moglie gelosa che trova le prove del tradimento, perché lui non gli dava nessuna speranza. Non è il delitto che può commettere uno che se ne frega e te lo dice in faccia, cioè ti viene a cercare per ucciderti con non si sa quante coltellate e poi cerca di occultare il cadavere, quando in realtà lì non aveva nessun motivo di poter esserci, cioè che non doveva neanche conoscere l'indirizzo. Questo per me è già un buon motivo logico per cui non può essere lui, ma è anche abbastanza inconfutabile. Scusatemi, vorrei essere un pubblico. Sì, sì, no, e poi dopo ci sono anche le risultanze degli esami scientifici. No, ma non avevo dubbi, mi sembrava veramente una crudeltà. Viceversa, per quanto riguarda, per esempio, se dovessi dare il mio modestissimo e se volete cominciamo si aprono le tra virgolette scommesse, visto che la televisione li fa diventare dei casi da scommessa, certo è diverso il discorso, non è vero. Io quando c'è Meluzzi che fa tutte quelle tiritere dicendo perché noi condanniamo Parolisi, perché semplicemente invece Parolisi secondo te ci sta dentro? Ma ci sta dentro perfettamente, perché ha raccontato un sacco di cazzate sull'omicidio, non solo sulla sua vita precedente, perché se lui avesse raccontato un sacco di cazzate sull'omicidio, sulla vita precedente, ci stava per coprire i suoi, sua colpevolezza, ci stava. Ma se tu nel modo in cui si è svolto, a parte che nel momento in cui solo un cretino può non capire, e lui effettivamente è tanto intelligente, non è che quando salta fuori c'è un omicidio, inutile che tu tenti di occultare storie, perché sai benissimo che è peggio, e questo mi sembra stato che ancora non l'abbia capito nessuno. Ma mi sembra evidente che ti conviene confessare, punto e basta. Certo, cioè, eccetera eccetera, perché risulti solo un grandissimo bugiardo, come tra l'altro sta risultando anche questo signore, diciamo, dell'autoscuola, e di quell'altro caso che secondo me è più o meno dello stesso genere, voglio dire. Vabbè. Staremo a vedere, tesoro, staremo a vedere. Vabbè, ma voi domani siete contenti e felici di vedermi? Di più. Mi raccomando, prepari carciofi, Dai, e con la coratella, siamo già work in progress, Senti, ma avete passato il mio messaggio al professor Sgarbi? Tutto. E lui come ha reagito? Ha detto che ne prende atto, ma che rimane in attesa. Ha detto comunque rimango in attesa. Gli piacciono anche le galline vecchie, tutto, ma soprattutto gli piaci tu. Soprattutto gli piaci tu, e ha detto che i tempi stringono, quindi rimane in attesa. Sì, stringo perché lui sta cominciando a diventare un po' troppo vecchio. Ok? Ciao tesoro, a domani. Ciao. Alba Parietti.